Oggi vi voglio parlare di Asset Protect. Asset Protect è una versione di Node 32, l'antivirus, che permette la gestione tramite una console centralizzata che può essere sia installata on-premise su un vostro server, si può direttamente scaricare una virtual machine nel sito Asset preconfigurata, basata su Linux, su CentOS, quindi la scaricate e la avviate su un vostro virtualizzatore, oppure utilizzando direttamente quella in cloud. Quindi vi mettono a disposizione un'istanza, diciamo, della console in cloud, e quindi la potete utilizzare direttamente in cloud a vostro piacimento. Questa qua è la console di Asset Protect Cloud. In questo caso io ho la versione direttamente nel cloud Asset. La prima cosa da fare è andare a creare dei criteri. Cosa significa? Se noi andiamo in criteri, noi potremo andare a creare delle regole personalizzabili in base a dei gruppi, in base a dei criteri. Quindi noi andremo a dire, ad esempio, se avete un'azienda che ha i PC in ufficio, i PC in produzione, i PC in reception, potete andare a creare delle configurazioni personalizzate a seconda del gruppo a cui appartiene quindi il computer. Quindi andiamo in criteri, andiamo in Asset Endpoint. Come vedete io ne ho già diversi, ne vado a prendere una, vado a modificare questa, l'avevo già creati ovviamente. Gli date un nome e nelle impostazioni voi troverete proprio l'elenco completo delle impostazioni che sono le stesse che voi trovate nel programma. Quindi se io vado qui, apro il programma, vado in configurazione, configurazione avanzata, mi troverò lo stesso menu praticamente. Quindi posso andare a specificare per ogni singola impostazione come configurare, diciamo, questo criterio. Spero di essermi spiegato. Quindi disabilitare, ne so, la protezione di rete per un determinato gruppo di computer, andare a creare delle eccezioni per il firewall su delle reti o delle eccezioni su delle cartelle, su dei file, e via dicendo. Quindi personalizzare completamente la configurazione dell'antivirus senza dover fare a mano su tutti i dispositivi. Una volta creati quindi tutti i criteri, andiamo in computer, mi farà vedere un elenco di gruppi, diciamo, preconfigurati, quindi tutti computer Windows, Linux, Mac eccetera, perché il software è installabile su Windows, su Mac, su Linux e anche su Android. Quindi dispositivi mobile. Se andiamo a cliccare sull'ingranaggino qua, fate nuovo gruppo statico, vi andate a creare i gruppi di cui vi parlavo prima, quindi per dividere l'installazione sui vari client. Una volta fatto questo, è ora di creare un programma di installazione per installare effettivamente l'antivirus sui client, perché non è generico. Il setup viene creato per poter poi dialogare automaticamente con la vostra console cloud. Quindi andiamo in programmi installazione, andiamo a creare il nostro programma di installazione. Gli vado a dire se... Ah, scusate, gira anche su iOS, pensavo di no. Gli vado a dire se è Windows, Mac o Linux, o meglio ancora, vado, clicco qua e faccio personalizza programma di installazione. Questo perché? Perché, vedete, posso andare a utilizzare la GPO, il Group Policy Object, per andare a distribuire il mio node sui client direttamente da policy. Quindi quando vado a fare su cliccare su fine, lui cosa fa? Mi farà scaricare i pacchetti .msi, quindi distribuibili tramite Group Policy Object direttamente ai client in Active Directory. Comodissimo. Avete due possibilità. Andare, per esempio, vi faccio un esempio pratico. Se avete dei computer che hanno già un antivirus, potete andare a distribuire solo l'agent, perché il software è fatto dell'agent, che è una sorta di demone che va a configurare, che serve a configurare automaticamente i PC dalla console, e oltre all'agent ovviamente l'endpoint stesso. Se distribuite solo l'agent e andate poi in attività, ad esempio, potrete andare a dire ai PC disinstalla, per esempio, dov'è? Disinstallazione software, e gli vado a dire, che ne so, se c'è un antivirus, un Avast installato, gli vado a dire ok, disinstallami Avast dai client. Una volta creata questa attività client e quindi il mio antivirus è stato disinstallato, vado a dirgli ok, ora installami il node. Quindi faccio installazione software, gli do il pacchetto, lui prende, lo installa. L'importante è che ovviamente per fare questa cosa abbiate distribuito l'agente sui vari computer. Quindi molto molto pratico. Una volta quindi creato il programma di installazione distribuito su vari computer, essi compariranno sia nella dashboard, ve la faccio un attimo vedere, qui vedrete lo stato di vari dispositivi, sia una panoramica dei prodotti, quindi
quale versione dell'endpoint è stato installato, eccetera, eccetera, i rilevamenti, quindi gli incidenti gravi avvenuti negli ultimi 7 giorni, eccetera, eccetera. Avrete poi LifeGuard e Asset Inspect, che ci tenevo a sottolineare il fatto che queste alcune funzionalità del prodotto hanno una licenza aggiuntiva. Io qui ho la Asset Protect Entry, che è la versione base. E, ad esempio, cos'è LifeGuard? Una protezione aggiuntiva basata sul cloud. Cosa significa? Che se c'è un file che le definizioni di Node ancora non riesce a riconoscere, lui lo prende, lo manda in una sandbox di Asset, lo scansiona in un ambiente quindi chiuso. Se l'asset crede che il file sia sicuro, ve lo fa scaricare nel caso in cui state effettuando il download. Se avete il file infetto nel PC, lo va ad eliminare. Alcune funzionalità, tipo questa, sono nel pacchetto più avanzato, tipo LifeGuard e Inspect, che qui non ho, quindi non vi posso far vedere, però se andate nel sito trovate dettagli a riguardo. Nella sezione minacce possiamo andare a vedere, sempre diviso per gruppi, eventuali eventi che ci sono stati. Come vedete qua ho diversi rilevamenti e soprattutto vi fa vedere quante occorrenze ci sono state di ogni rilevamento. Questo è utile per capire se un computer, se un utente è recidivo a, che ne so, magari a scaricare un file in particolare. Da qui lo potete vedere. Poi nella sezione report potrete andare a creare delle statistiche di ogni tipo, ogni cosa, proprio. Veramente ce ne sono un milione. Le notifiche, qui potrete andare a personalizzare quello che viene notificato all'amministratore. Quindi, per esempio, di default i file dannosi rilevati non vengono notificati all'amministratore, quindi io l'ho andato a attivare, ti fa specificare uno o più indirizzi email a cui inviarlo e sarete notificati in caso in cui l'utente faccia, ecco, abbia un rilevamento nel PC. Su altro avete la gestione delle licenze, nella sezione utenti, per esempio, ecco, importante. Potete andare a creare un accesso anche a magari un dipendente o un IT manager dell'azienda, perché no? E anche solo in sola lettura, in modo che abbia un controllo su quello che succede. Un'ultima cosa, anche perché vi renderete conto che la console all'inizio è un po' ostica da utilizzare, però fa veramente di tutto. Quindi è un attimo da prenderci mano, quindi ecco, non vi voglio annoiare perché bisogna che vi mettete lì e provate, perché delle cose non sono proprio immediate da capire. Ci tenevo a farvi vedere una cosa che secondo me è fantastica. In attività potete andare a fare, vediamo se lo trovo, c'è Isola Computer dalla rete, eccolo qua, Isola Computer dalla rete. Cosa significa? Se il cliente vi chiama e vi dice: ho un malware, ok, ho dei file criptati, oppure questo PC mi sono accorto che sta facendo delle storie. Poi dalla console cloud potete isolare quel computer dalla rete e non solo lo isola da internet, ma lo isola anche su tutte le connessioni locali. Quindi quel computer è come se effettivamente fosse scollegato completamente dalla rete, ma dialoga con i server reset. Per cui voi potrete aggiornare l'antivirus, continuare a fare le scansioni, rimetterlo in sesto. Una volta che siete sicuri che il PC è libero, è pulito, non ha problemi, potete togliere l'isolamento dalla rete. Secondo me è una funzionalità fantastica, veramente è fantastico. Non vi voglio annoiare con altre cose, la console, vi ripeto, è un po' ostica ma abbastanza intuitiva, però ci tenevo a farvela vedere perché io credo che Node sia un prodotto veramente, ma veramente valido. Se il video vi è piaciuto, metti un mi piace, mi raccomando, iscriviti al canale. Grazie, ci vediamo alla prossima.